Shlomo Sigismund Freud, detto Sigmund, è un medico ipnotista cieco che opera a Vienna. Dalla sua intensa azione divulgativa con la definizione di psicoanalisi deriva la diffusione di idee classiche nella psicotecnica moderna, quali l'analisi psicologica, la doppia natura cosciente e incosciente della mente, l'urgenza delle pulsioni, la consulenza suggestiva basata sulle parole, la autoterapia che sviluppa il potenziale psichico interiore e così via. Molti costrutti della pratica freudiana sono ripresi direttamente dalla ricerca e dalla professione psicologica psicoterapeutica ottocentesca, ma con spunti originali. Freud svolge soprattutto una funzione importante nel ridefinire l'antica arte del terapeuta guaritore o uomo medicina laico, in sostanza il moderno psicologo, che si mette al servizio spirituale di un'altra persona per favorire la sua salute o salvezza interiore. La psicologische analisi di Freud si propone come un modello medico-psichiatrico, ma di fatto è un'esaltazione della psicologia in azione. Non conduce mai un esame obiettivo, quella che si dice visita medica, del paziente, non lo sottopone a indagini di laboratorio, non redige diagnosi di natura biomedica, non formula prognosi, non somministra farmaci, non opera chirurgicamente. Ma parla al consultante in uno stato di rilassamento e di ideazione fluttuante, suggestionandogli interpretazioni e catalizzando un suo positivo percorso di evoluzione personale. Dalla frenologia Freud deriva la concezione per cui ci sono delle parti funzioni autonome nella mente, un organo del piacere, id os, uno della ragione, ego io, uno del giudizio categorico, super ego. Dal modello evoluzionista ricava il desiderio animale di soddisfare i bisogni primari, il principio del piacere, assieme alla pulsione riproduttiva, sopravvivenza della specie. Spesso semplifica tale modello pulsionale biologico parlando soprattutto di sesso, per cui ottiene una notevole visibilità sui media dell'epoca. Tra gli elementi più originali della psicoanalisi freudiana, la convinzione che ogni essere umano sviluppa un complesso di Edipo, cioè un appetito sessuale del maschio per sua madre e della femmina per suo padre, il che porta il maschio al terrore di essere castrato dal padre geloso, mentre la femmina si rassegna alla sua naturale inferiorità, secondo Freud, per il fatto di essere già castrata alla nascita, invidia del pene. La convinzione che ogni bambino nasce sessualmente polimorfo e perverso, per poi attraversare varie fasi di sviluppo legate a cambiamenti di sensibilità in differenti parti del corpo, dette zone erogene, orale, anale, fallica, una fase di latenza, genitale. Freud non pretende di avere dei protocolli oggettivi di ricerca né delle evidenze controllate per i suoi trattamenti. Raffina però in modo originale la forma narrativa del caso clinico, pieno di aneddoti, colpi di scena e particolari intimi disvelati, dove lo psicologo arriva sempre alla risoluzione del problema. È forse il primo pop psychologist moderno che si rivolge direttamente alla classe media. Nella prima metà del Novecento Freud ha ottenuto un notevole successo di pubblico. A livello scientifico la psicoanalisi freudiana è rimasta per lo più al di fuori delle università e della clinica medica. Ha però avuto successo presso una parte degli psichiatri statunitensi di anteguerra, ma soprattutto tra gli psicologi non medici che operano nella professione privata. Con la seconda metà del Novecento il racconto freudiano ha perso molto del suo fascino per cedere il passo a un recupero dei grandi temi psicodinamici originali ottocenteschi di cui è stato efficace formula divulgativa.